¡Gracias! Buonasera e bentrovati, ci siamo. Una nuova puntata di una mela al giorno. Come sapete qui sul 264 del Digitale Terrestre Cusano Italia TV, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla salute e al benessere a 360 gradi. Questa sera faremo tappa in un aspetto molto importante e estremamente eh, sensibile, se volete, perché eh, parleremo eh, di abbuffate compulsive e lo faremo. Con un'esperta per capire in effetti che tipo di situazione eh, ci troviamo di fronte quando parliamo di abbuffate compulsive e soprattutto eh, come mai si arriva eh, in una situazione del genere: si arriva magari ad affrontare eh, una perdita, ad affrontare un dolore, ad affrontare la fine di una relazione in questo modo. Ne parliamo con una nostra ospite, che è una vecchia amica, se mi. Passate il, il termine, un'amica di Cusano Italia TV, la dottoressa Angela Todaro, che è una psicoterapeuta, spesso è stata eh, nostra ospite per l'appunto per aiutarci in alcuni percorsi molto apprezzati da voi telespettatori. Eccola qui in collegamento tramite Skype. Buonasera dottoressa Todaro. Buonasera a tutti, eccoci qui. È un piacere, è un, piacere. un piacere come sempre perché ci dà modo anche questa settimana in effetti di aprire una parentesi importante, come dicevamo, sulle abbuffate e in particolare su quelle eh, compulsive. Partiamo proprio da qui, dottoressa, eh, cosa significa abbuffata e nello specifico che cos'è una buffata compulsiva. Certo, allora il significato della parola buffata in realtà è cambiato nel corso degli anni, infatti a partire dalla metà del XIX secolo, secondo l'Oxford English Dictionary, nell'uso comune buffata significava principalmente una bevuta, invece oggi definiamo la buffata come un'alimentazione in eccesso, però il significato varia da persona a persona, e infatti alcune la considerano un eccesso occasionale, quindi qualcosa di nuovo uno scivolone, un errore dietetico. Per altri invece eh, indica una vera e propria perdita di controllo sul mangiare, che costituisce quindi un problema serio, qualcosa che ha un impatto negativo su molti aspetti della vita. Ecco, soffermiamoci proprio su questo e sulle caratteristiche delle abbuffate compulsive, dottoressa. Quali sono in effetti? Sì, allora innanzitutto una caratteristica della buffata è quella di mangiare in un discreto periodo di tempo, per esempio nel giro di due ore, una quantità di cibo decisamente superiore a quella che la maggior parte della gente mangerebbe nella stessa frazione di tempo e nelle stesse circostanze. L'elemento centrale della buffata è la sensazione della perdita di controllo, è per esempio la sensazione che non si può smettere di mangiare. E, oppure controllare cosa o quanto si sta mangiando. Ed è quindi soprattutto questa la caratteristica eh, che distingue la boffata compulsiva eh, dall'alimentazione quotidiana eccessiva oppure da quella che può essere una semplice indulgenza. Certo. E quindi alcune, alcune persone sentono la perdita di controllo eh, prima di cominciare a mangiare e invece per altre può arrivare all'improvviso, eh, nel momento sì. proprio in cui si rendono conto eh, che hanno mangiato troppo. Infatti ci sono eh, pazienti che riferiscono che la sensazione di perdita di controllo si può attenuare nel tempo eh, al punto che arrivano a progettarle perché comunque eh, vengono considerate inevitabili per loro. Mm. Eh, solo che il fatto di progettarle eh, consente loro di esercitare quello che è un falso controllo su quando, dove, eh, andando a minimizzare eh, lo sconvolgimento delle proprie attività quotidiane. E in realtà sentono che non hanno perso il controllo, ma questo no, no, non è affatto vero perché, comunque, non riescono ancora ad evitare le abbuffate. E quindi riferiscono di non essere capaci di smettere di mangiare una volta che hanno cominciato. C'è un come e, e poi un quando, dunque, la... dottoressa, quando parliamo di, di abbuffate, quando le, le persone eh, eh, si abbuffano per l'appunto, dottoressa Todaro? Eh, sì, eh, diciamo che il, il come ha a che fare spesso con un carattere di segretezza, cioè una caratteristica appunto è proprio quella di mangiare eh, di nascosto. Alcune pazienti ci riescono per anni, eh, ad esempio, una tecnica è mangiare in modo abbastanza normale quando ci sono gli altri. E alcuni degli escamotage che vengono utilizzati eh, possono essere quelli di ritornare in modo furtivo a mangiare gli avanzi dopo un passo normale oppure portare il cibo in camera o in bagno per mangiarlo senza timore di essere scoperte, e, e poi ci sono gradi di severità diversa del, del disturbo: cioè ci possono essere cioè, vari, vari livelli, lieve, moderato, grave, estremo. Per esempio, un livello lieve può essere. Da una da a tre abbuffata a settimana, il livello estremo arriviamo a 14 o più episodi a settimana. Mm. Ecco, nelle nostre immagini abbiamo visto delle donne, abbiamo visto degli uomini, appunto, che stanno consumando del cibo. Ci sono delle caratteristiche, per l'appunto, di, di personalità nelle persone che poi si ritrovano in questo tipo di, di problema, dottoressa Todaro. Certo, eh, tra le persone che si abbuffano, infatti ci sono dei tratti di carattere comuni. Ad esempio, la bassa autostima, quindi sentimenti di inadeguatezza, sentirsi di poco valore che possono portare anche episodi depressivi. E quindi, anche se sembra che la persona è interessata particolarmente alle calorie, al cibo, al peso, alla forma fisica, al mangiare. In realtà sotto tutto questo esiste una scarsa considerazione di se stessi e quindi spesso le pazienti si percepiscono come fallite, di poco valore, eh, come un peso anche per la propria famiglia e possono provare una profonda vergogna o sentirsi incapaci nel fare qualsiasi cosa. Poi un altro aspetto uh, della personalità è il pensiero dicotomico: tutto o nulla, che è un errore di pensiero che consiste nell'elaborare uh, la realtà in modo netto e polarizzato, bianco o nero, senza possibilità quindi di cogliere quelle che sono le sfumature intermedie. Ad esempio, uh, classificare i giorni come buoni o cattivi, considerare i cibi come pericolosi o innocui. E quindi questo modo di pensare può riguardare ogni cosa e spesso si lega al perfezionismo. Mm. E, e quindi questo pensiero tutto nulla facilita le abbuffate perché? Perché porta poi le persone ad abbandonare il controllo dopo la più piccola trasgressione dietetica e le porta anche a stabilire delle mete dietetiche rigide e molto specifiche, piuttosto che delle linee guida generali. E poi ho nominato il perfezionismo che è proprio uno degli aspetti di, di personalità che si ritrovano, quindi porsi degli standard che sono eccessivamente elevati, impegnativi, e quindi è, il perfezionismo coinvolge vari ambiti di vita e quindi anche gli obiettivi dietetici. E quindi, se gli obiettivi che ci si dà non sono realistici, si sperimentano che cosa? Continui fallimenti, e quindi fallire a quel punto può indebolire eh, l'autostima che è già bassa. Mi sono e permesso di, di dire tanto gli uomini quanto le donne, eh. dottoressa Todaro, è così, è un problema che riguarda sia eh, gli uomini che le donne, eh, in, in misura magari differente però dottoressa eh, prevalentemente le donne prevalentemente mm. le donne anche perché eh, un, uno dei fattori scatenanti possono essere le, le, le diete ferre mm. e se ci pensiamo stare a dieta è molto più comune tra le donne che tra gli uomini eh. quindi le donne tendono a fare diete più degli uomini perché la pressione sociale per la magrezza è rivolta soprattutto alle donne perché le donne, certo, perché certo, le donne tra sono più portate degli uomini a e... basare il loro valore sull'aspetto fisico Ecco. Certo proprio quel, quel passaggio che ha fatto pochi secondi fa in relazione alle diete, eh, ne ho fatto uno io in apertura riguardo la fine di un amore eh, di una relazione eh, possiamo annoverare anche questo tra i fattori che possono eventualmente portare ad una buffata compulsiva, dottoressa Todero. Beh, eh, ci può essere perché poi rientrano, possono rientrare quegli eventi stressanti particolarmente stressanti però è chiaro che ehm, eh, poi eh, per parlare proprio di debuffata e poi eh, valutare se, 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 ri, se rientriamo in un disturbo del comportamento alimentare, dobbiamo fare sempre. Eh, siamo in un tema un po' delicato, quindi dobbiamo mm. fare sempre un'analisi multifattoriale, certo. è una cosa un po' complessa, non può essere magari un unico certo. aspetto, ecco. certo. Però eh, eh, a questo punto diventa fondamentale anche definire i problemi alimentari, dottoressa le chiedo proprio questo: in effetti. Che cos'è un problema alimentare e quando diventa un disturbo, un certo comportamento alimentare, dottoressa Todaro? Sì, allora, intanto la persona diciamo che ha un problema alimentare quando le sue abbuffate interferiscono in misura più o meno notevole con la sua qualità di vita. Mm. In quanto queste abbuffate sono dolorose, sono frequenti e quindi intaccano la sua salute fisica. Mm. E quindi ehm, per capire poi se la persona ha un disturbo alimentare eh, ci sono vari elementi da valutare, ne diciamo alcuni, ad esempio se ha una continua ossessione rivolta al cibo. Alle diete, al peso, all'aspetto fisico e quindi va a relegare in secondo piano gli aspetti più importanti della propria vita. Se salta i pasti abitualmente, se lamenta quindi di essere grassa, anche quando in realtà è in condizioni di normo peso o addirittura di sottopeso, se ha una storia di gravi restrizioni alimentari, se ripete continuamente di aver già mangiato, se rifiuta oppure prova disagio nel mangiare in luoghi pubblici, ad esempio nei ristoranti. Se in presenza di altre persone, eh, per esempio, mangia esclusivamente dei cibi ipocalorici, se si abbuffa in modo frequente e vomita deliberatamente dopo aver mangiato, oppure fa abuso di lassativi, se fa esercizio fisico eccessivo per cercare di mantenere basso il peso, se si pesa e si guarda allo specchio. In modo assiduo, ok? Questi sono alcuni certo. no, de, degli indici da considerare. Beh, stiamo dando tante indicazioni questa sera, io credo molto preziose per i nostri telespettatori, le nostre telespettatrici in relazione proprio ad un disturbo così delicato. L'abbiamo definito in questo modo, lo stava dicendo anche la nostra ospite, la, la, la dottoressa Angela Todaro, la nostra eh, psicoterapeuta appunto in collegamento tramite Skype, la necessità anche di capire di definire dei contorni eh, diventa eh, un fattore cruciale per il terapeuta, ma poi anche per la persona stessa che eh, si ritrova in terapia e deve evidentemente superare quel tipo di problematica. Arrivando in effetti alla sua esperienza clinica, eh, dottoressa Todaro, lei eh, si occupa anche di questo, ci sono per così dire dei disturbi del comportamento alimentare che riscontra più frequentemente nella sua attività professionale. Diciamo che quelle, le persone che seguo di più sono eh, le persone con bulimia nervosa, e quindi quelle che presentano dei ricorrenti episodi di abbuffata, eh, ricorrenti inappropriate condotte compensatorie per prevenire l'aumento del peso, come ho, ho citato l'abuso di lassativi, il vomito autoindotto, gli uretici, mh, oppure l'attività fisica eccessiva. E, e quindi queste, un altro criterio è che queste abbuffate e condotte compensatorie si verificano eh, entrambe in media almeno una volta a settimana per tre mesi. E poi abbiamo parlato dell'autostima, quindi i livelli di autostima sono influenzati dalla forma e dal peso corporeo. Mm. Mm. E tra i problemi psicologici che sono congiunti alla bulimia eh, riscontro il senso di colpa, il senso di vergogna, di inadeguatezza, la ridotta autostima, i sintomi depressivi e anche ansiosi. Mm. E ecco. Quindi, questo, dopo l'assunzione di cibo, si sviluppa questo senso di colpa in particolare, no? ecco, un senso di colpa, un senso di, di disagio. Quindi, il percorso eh, psicoterapeutico diventa davvero importante. Ci sono degli elementi che lo rendono ancora più prezioso? Ci sono dei passaggi eh, fondamentali da fare con il proprio terapeuta, dottoressa? Sì, eh, intanto voglio dire che è importante intervenire in modo multidisciplinare, quindi cercando di combinare alla psicoterapia eh, un counseling nutrizionale, un lavoro in equip, una, un aspetto anche di psicofarmacologia. Eh, poi per quanto riguarda la psicoterapia, eh, se si vuole entrare in contatto con queste persone, eh, la condizione che ritengo essenziale è quella di creare una forte alleanza collaborativa, di rispetto e di fiducia tra il terapeuta e il paziente, soprattutto nella fase iniziale del trattamento che eh, ha bisogno di essere proprio supportiva. E quindi qui il compito principale del terapeuta, a mio avviso, è quello di convalidare ed enfatizzare l'esperienza interna del soggetto rispettando i confini della persona. Mm. E quindi la terapia ha il compito di aiutare ad accrescere la consapevolezza della persona riguardo ai propri sentimenti, alle proprie percezioni. E il terapeuta è importante con questa tipologia di pazienti, non deve rivestire il ruolo di un genitore che dà consigli, che pensa e sente al posto della persona, ma deve sostenere la persona in modo che si senta potenzialmente capace di crescere e eh, di esserci in quanto eh, possessore della propria esistenza. Mm. E quindi aiutare la persona ad essere se stessa, darle il permesso di manifestare la sua parte libera. Mm. e quindi il terapeuta deve riconoscere e confermare quelle che sono le capacità del paziente la deve, la deve incoraggiare, spronare a muoversi verso uh, il cambiamento verso dei livelli alti di auto-organizzazione secondo l'analisi transazionale quindi è importante mm. che il terapeuta si ponga da genitore affettivo empatico quindi una presenza che risana eh, che comunica un reale interesse, che, eh, che partecipa a ciò che la persona sente e pensa, che le dà il permesso di essere autonoma e libera di autoriconoscersi. Mm. Mi piace quel Quindi passaggio non... sul sostenere, dottoressa. È molto, molto bello molto. sostenere, non sostituirsi alla figura genitoriale, ma sostenere eh, il paziente eh, in quanto persona, in quanto individuo nel rispetto. Eh, delle proprie sensibilità e delle proprie esigenze. L'aspetto eh, familiare è importante quando parliamo di abbuffate compulsive, ci può essere un elemento magari in un rapporto familiare eh, non ideale che, che porta alla buffata compulsiva, dottoressa Todaro. Sì, assolutamente, infatti è importante coinvolgere anche i genitori quando parliamo poi di adolescenti perché l'età dell'adolescenza poi è quella un po' l'esordio, no? l'età di esordio del, in genere del disturbo. E spesso uh, ci sono storie uh, di genitori critici alle spalle no? e allora i consigli che tendo a, a rivolgere poi ai genitori sono diversi in questi casi. Prima di tutto, il messaggio importante è che nessuno sceglie di avere un disturbo alimentare o è contento di averlo. E che quindi disturbi, i disturbi alimentari sono il prodotto della struttura biologica e delle esperienze di vita, cioè sono disordini determinati da una molteplicità di fattori e che si verificano per ragioni complesse. E quindi la propria figlia eh, non potrebbe mangiare correttamente se solo lo volesse. Cioè, quindi, quello che si sta verificando gli aiuta a capire che non è il riflesso della scelta deliberata di una ragazza difficile, ma è il riflesso di un forte disagio. Questo è un punto importante da, assolutamente, da chiarire: no? assolutamente, ha fatto bene mm. ad evidenziarlo. E, e, insomma, noi ci rivolgiamo anche ad un pubblico di giovani e appunto, credo che sia importante questo aspetto perché poi ricade sotto il grande ombrello divulgativo. Eh, a cui la dottoressa Todaro oh, ci tiene particolarmente, ha parlato anche di fame emotiva, dottoressa, che cos'è e soprattutto come affrontarla sì, la fame emotiva significa mangiare per cause emotive, cioè mangiare quando siamo ansiosi, tristi, quando ci sentiamo soli, annoiati, arrabbiati, eh, quando ci sentiamo sopraffatti dal lavoro, dallo studio e implica il desiderio di distrarci da quella che è una sensazione sgradevole, quindi utilizzare il cibo per calmarci, perché non ci piace sentirci angosciati o annoiati e per consolarci. Quindi temporaneamente il cibo può distrarre ma non risolve il problema che inizialmente quindi ci ha portato a essere angosciati. Quindi mangiare a causa del nostro stato emotivo genera quello che è un altro problema, cioè ci sentiremo male per il fatto che avremo mangiato del cibo ingrassante, avremo preso peso. E quindi eh, quello che dobbiamo capire in questi casi è è che non c'è niente di sbagliato nell'avere emozioni negative, questo è un mm. punto molto importante, cioè le emozioni negative non sono pericolose, ah. le chiamiamo quelle che tradizionalmente chiamiamo negative, in realtà le emozioni, a mio avviso, non ci sono emozioni positive o negative, sono tutte importanti e preziose perché ci aiutano a riconoscerci, a entrare in contatto con la parte vera di noi. Però le emozioni vanno gestite mm. eh, con delle modalità che non sono correlate al cibo. E quindi pensare di non poter tollerare le emozioni negative è un aspetto su cui lavorare. Quindi eh, questo sì. è un punto efficace no? e poi un, punto, un modo efficace per rispondere. A un po' a questi a questa fame emotiva è quello di lavorare il lavoro che faccio di tipo cognitivo comportamentale mm. sull'andare a mettere a fuoco quelli che sono i pensieri automatici negativi eh? e, e questo aiuta a risolvere il problema che poi è associato al turbamento emotivo mm. Mm. ecco tra l'altro uh, la tua attività professionale credo anche questa sia importante perché sviluppato nel corso del tempo un vero e proprio percorso di coaching alimentare, sempre senza che online, dottoressa Todaro, è così, appunto riesce poi a dar vita ad un, ad un percorso specifico, ce lo può raccontare? Sì assolutamente, il, il mio percorso strutturato da anni di coaching alimentare nasce proprio per aiutare le persone a recuperare un comportamento alimentare corretto eh, questo perché, perché eh, l'obesità poi sappiamo è uno dei principali fattori di rischio che contribuiscono allo sviluppo di malattie croniche eh, e di gravi disabilità quindi l'esigenza nasce un po' da, da questo, no? da, da ridurre i rischi per la salute e quindi eh, le persone che hanno bisogno di perdere peso hanno bisogno di mantenersi attive e motivate, quindi il percorso punta a questo, a motivarle, a offrirgli tutto un, un percorso fatto di strategie cognitivo-comportamentali, unitamente alla mindful, alla mindful eating, che è un ambito specifico d'applicazione della mindfulness, eh, che gli aiuta proprio a prendere consapevolezza della capacità di portare l'attenzione al momento presente senza giudizio, imparare ad osservare pensieri, emozioni, gli eventi eh, come stati transitori e, e quindi eh, riuscire a, ehm, a sapere anche da un punto di vista cognitivo-comportamentale come intervenire su quelli che sono i pensieri automatici negativi che portano ad un autosabotaggio, che portano a mangiare in eccesso, come sviluppare quindi un dialogo interno eh, amorevole. Eh, di sostegno anziché critico, perché poi è il dialogo critico che apre la, è una, diventa una porta di accesso al, uh, per ulteriore, uh, per sviluppare un ulteriore contenuto condotta di, eh, nel, nel rivolgersi al cibo insomma per mangiare in eccesso e quindi andiamo a vado un pochino a intervenire su questo fronte, no? certo. offrendo proprio delle strategie concrete anche nel quotidiano, sapere cosa fare dentro casa, fuori casa quando si è anche in situazioni sociali eh, che sono quelle il sostegno, generalmente il sostegno anche... che diciamo pochi istanti mm. fa per l'appunto ed è così mm. importante in un momento come questo ancora di più eh, so e questo lo, lo faccio ogni volta un po' per deformazione professionale ma un po' perché so che ti tiene tanto all'aspetto divulgativo e comunicativo che rappresenta una cosa non marginale nella sua attività professionale perché lei è sempre molto presente molto vicina con i suoi pazienti anche attraverso i canali social, dottoressa Todaro. E a me questo, questo aspetto mi piace molto e mi piace anche raccontarlo con lei perché eh, so che è un'appassionata di divulgazione, ma è anche un'appassionata della sua professione, e quindi credo che sia un bel modo per dialogare no, con, con i propri pazienti, per far sentire quel sostegno anche quando si è un po' fuori dalla, dalla seduta, dal percorso classico. Assolutamente, ma infatti, su questo. Dei riscontri molto belli eh, in seduta, anche dai pazienti che mi dicono che eh, nel poter eh, avere l'occasione di seguire il, anche il lavoro di divulgazione durante la settimana è un po' come eh, continuare un po' a lavorare settimanalmente no? eh, non ci vede, nei giorni che non ci vediamo eh, su altri aspetti, avere altri input, avere altri stimoli, e quindi è, eh, insomma, ho dei feedback molto positivi eh. anche da parte loro che mi fanno molto piacere. Certo, diventa impegnativo, dottoressa, perché insomma eh, c'è bisogno di tanto lavoro, no? E quindi anche questo eh, fa parte poi del, del lavoro, diventa anche eh, un pochino faticoso, magari, sotto certi punti di vista. Eh beh, per me è un grandissimo impegno perché è un lavoro ulteriore a tutti certo. gli effetti però quello che mi anima come dico sempre è la forte passione e il forte amore per la mia professione quindi questo sicuramente aiuta. A e questo emerge nel... sicuramente infatti e lo, lo, lo si vede e ne, ne ha riscontro diretto appunto anche attraverso le persone che, che la seguono come abbiamo detto su, sui suoi canali social. Siamo in chiusura, dottoressa Todaro, noi la, la ringraziamo, tra l'altro ho notato che è tornata l'orchidea alle sue spalle e questo per dimostrarmi e, eh, che lei non, non è vero che non ha il pollice verde, visto che in una delle ultime puntate che abbiamo fatto insieme e che i nostri telespettatori possono recuperare sul canale YouTube di Cusano Italia TV, l'avevo vista sparire e le ho detto ah non, non c'è più perché lei non annaffia le piante, invece mi ha voluto dimostrare invece... che è, è attenta anche con i fiori. Questo. Eh sì, sono, è importante circondarci eh, con qualcosa di verde, con una pianta, lo dico sempre. L'ha eh, ricomprata verde, in realtà, forse. dica la verità, dottoressa. L'ha ricomprata, non è la stessa dell'altra volta. L'ha ricomprata <ride> pur di non darmi la vinta. Va bene, grazie, si sì, scherzo, ovviamente. Grazie ad Angela Todoro, psicoterapeuta, Salve. grazie davvero. Buonasera. Buonasera. L'avete sentito, insomma, un percorso particolare quello che abbiamo fatto in questa prima parte. Di una mela al giorno tutta dedicata alle abbuffate compulsive, tutta dedicata a quella necessità anche di sostenere le persone, sostenere il paziente, come ha ricordato eh, la nostra ospite. Fra pochi istanti parleremo ancora di salute e benessere, ma eh, restate con noi, eh, una mela al giorno continua.